Ci troviamo nell'Auditorium Pedrotti del Conservatorio Rossini di Pesaro in occasione dell'Open Day edizione 2022, che finalmente torna ad aprire le porte alla cittadinanza per assistere e trovarsi di fronte a dei momenti musicali che i nostri allievi hanno preparato proprio per l'occasione. Intanto è con immenso piacere che do il benvenuto a tutta la cittadinanza di Pesaro, a tutti gli studenti interessati, perché oggi il Conservatorio Rossini, con la sua grande tradizione, la sua grande competenza, si apre alla città intera, si apre ai ragazzi per orientarli e spingerli a studiare la musica, che è molto importante da un punto di vista di educazione e di formazione. Questo intervento è un intervento al quale noi diamo molto significato, perché il Conservatorio si apre alla città, si apre ai cittadini e consente di vedere posti bellissimi dedicati a questa straordinaria forza che è la musica, che produce, come tutti sappiamo, sentimenti di grande senso di partecipazione, stimola i migliori sentimenti e avvicina le persone anche ad avere un'attenzione verso le popolazioni che purtroppo soffrono, e quindi ci avviciniamo con la musica ai valori universali della pace e della responsabilità. Questa sera si terminerà con un bellissimo concerto al Pedrotti, che in modo limitato possiamo utilizzare in questa fase delicata, ma confido che quanto prima il Pedrotti possa ritornare ad essere uno dei luoghi di maggiore attrattività da un punto di vista culturale e quindi musicale della città. E questa sera i ragazzi della scuola di direzione di orchestra si esibiranno nel dirigere un'orchestra vera e propria, e questo per i ragazzi è un'occasione straordinaria, perché nel contesto migliore possono dimostrare la loro capacità, il loro desiderio, la loro passione.
Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo tipo di giornata e confido che il Conservatorio di Pesaro rappresenti per la città uno degli asset più importanti sui quali puntare per rafforzare la musica e la cultura nella nostra comunità. Oggi è una giornata di festa e straordinaria per il nostro conservatorio, per i nostri studenti, i nostri docenti e tutto il personale. Giornata aperta al pubblico, alla cittadinanza di Pesaro, dove noi possiamo, i nostri studenti possono far conoscere alla città quello che fanno dentro queste mura. L'Open Day, un giorno importante per il conservatorio, perché ogni sua scuola, ogni suo strumento, ogni suo insegnante, ogni allievo può esprimere se stesso con la musica, attraverso la musica e i propri strumenti. Abbiamo la Sala dei Marmi, che l'abbiamo destinata alla musica per archi, principalmente alla musica antica, con gli strumenti di epoca, del periodo del Seicento. Abbiamo un'altra bellissima sala, la Sala delle Colonne, una sala molto grande, accogliente, dove abbiamo pensato di mettere in risalto i pianisti, i complessi, le formazioni cameristiche, perciò dal duo, il trio, il quartetto e anche i cantanti, importante per il nostro conservatorio. Altre location del nostro istituto sono l'ingresso e il grande e bellissimo giardino dove abbiamo la statua di Rossini, dove saranno presenti i ragazzi del dipartimento di jazz e di percussioni. Altra location, abbiamo pensato all'atrio del Salone Pedrotti, dove si esibiranno i ragazzi con gli strumenti a fiato. Queste location che abbiamo pensato, i ragazzi si esibiscono, ruotano le varie formazioni e il pubblico può assistere a questi momenti musicali spostandosi da un posto all'altro del conservatorio e apprezzare la bella musica che i nostri studenti ci stanno regalando.
stata una giornata al di sopra delle aspettative. C'è stato tanto interesse, tanta voglia di ascoltare e di fare musica. I nostri allievi di tutte le discipline, di tutti i dipartimenti hanno con grande sentimento di adesione e di voglia appunto di suonare, hanno aderito a questa e hanno collaborato a questa splendida giornata che ha veramente prodotto grandi momenti musicali, molto apprezzati e molto partecipati. Devo dire che a partire dalla musica antica fino al jazz è stato veramente un carosello musicale molto, molto, molto interessante e di grande livello.